praticamente, ragazzi, cosa è successo? Innanzitutto Mao mi ha chiesto la Manciuria perché sì. E poi un po' rip. Gli inglesi hanno dichiarato guerra alla Spagna e ora sono in guerra contro gli inglesi. Ed è un fottuto problema. Quindi, yay! Intanto, Great Mongolian State. Dobbiamo conquistarlo. Io ancora non entro in fazione. Oh! Le divisioni di biciclette! Oddio, vero? Praticamente è successo un po' un mega bordello. Adesso, allora, in Francia si vince automaticamente. Oh, vero, dovrei chiamare contro la Mongolia. No, Tannutuva. Devo chiamare. Perché se no, no, non gli va. Se no, un po' rip, ecco. Dai, Tannutuva. Tannutuva. Ah, intanto ho fatto qua, perfetto. Secure bypass. Per ora non lo so, dai. Vediamo. Però no, ancora no. Fighter modernization. Ah, ok, facciamo questo. Ecco la Mongolia. Ci dai, ma ce la fanno da soli contro. Cioè contro qua, perché qua c'è solo la Francia. La Francia rippa sempre. Non ci dovrebbero essere problemi a sbarcare qua, in teoria. Il problema. Oh, qui, vero, in Etiopia. L'Etiopia ancora non è entrata ufficialmente, mi pare. O no, è entrata, è entrata. Oh no, sì, è entrata. Figli di puttana. Io ancora non sono entrato in su sta guerra. Dai che rippa sta Mongolia Obamica. Quanto dura sta Mongolia? Vai! 93%. Intanto stanno penetrando. Un minimo di resistenza l'hanno, ma un minimo minimo. L'unica nazione che ha avuto problemi è Tannutuva. Comunque Gibilterra è caduta. Oddio, Gibilterra. Comunque noi su sta guerra avremmo pure il supporto degli americani, dato che non ci sono. Ecco. Oh! Tannutuva! Oddio, ecco, io questo volevo fare. Tannutuva, adesso tutta la Mongolia. Oddio, mamma mia. Oh mio Dio, bellissimo vedere sta cosa. Tannutuva. Ora non avrai più problemi. Ok, perfetto. Le grandi potenze stanno spuntando. Comunque io vedo che sti bastardi, veramente. Ora che abbiamo Tannutuva siamo instoppabili, eh. Però sti bastardi vogliono darci rogne. E ora gliele faremo passare. Avrei una mega linea di cose qua, che è sul confino diretto. Qua è tutto montagne. Ci sarebbe il Bhutan là, ma non credo ci serva. Non ho poi altre truppe, quello è il problema. Altre truppe un po' rip. Qua ce l'avrei però, altrimenti. Ah, intanto qua devo fare un po' ste cose. Ricerchiamole, vai, non abbiamo più ricercate queste cose. Dowar, Moret Car. Che stanno facendo? Comincio a fare gli heavy tank. Davvero non li ho fatti gli heavy tank. Allora, qua
Encryption, dai, non abbiamo, ci costa pure meno. E abbiamo la super potenza di Tannutuva. Quindi, ora appena io entro in guerra, la roba che voglio fare io intanto è qua. Una roba che volevo fare io qua. Tutte le mega divisioni di biciclette. Mega, insomma. Ci metto uno forte in attacco. Lui è forte in attacco. Cavolo, se è forte in attacco. Non abbiamo più i biciclettari. Perché? Perché support equipment. Dovremmo produrre più support equipment. Non mi sembra che abbiamo molti problemi. Però ok, adesso dovrebbe andare. Ora si dovrebbe rimettere la flotta. Ora, l'Afghanistan sta resistendo di brutto. Quindi qua dovrebbero in teoria farcela da solo. Long Lance. Oh, l'Etiopia. Vero, l'Etiopia non è che non è messa tanto bene. Un'altra cosa che dovrei fare è pure, cioè, andare in Etiopia. Ora, queste truppe, allora, le voglio mettere lì, qua, sul confino etiope, perché secondo me ci serve come punto antiafricano, diciamo. Dobbiamo mantenerci quel punto. Oh, intanto, aspetto, i giapponesi dovrebbero già essere arrivati. Un po' di truppe qua stanno viaggiando per il globo. Ok. Ce la dovrebbero fare in teoria. Sì, in teoria un po' di tempo ce la fanno a sfondarella. Perché volevo mandare un po' di truppe là, un po' di truppe qua. Un po' di truppe ovunque, possiamo dire. Intanto continuiamo. Torpedo Chrysler. Un po'. Qua siamo indietro di un pochino di cose, ma proprio un pochino pochino. Davvero, abbiamo una bella produzione di support equipment. Siamo 15 al giorno, dovrebbero. Updated. Abbiamo un'artiglieria migliore adesso. Dovremmo velocizzare la decrypzione. Dobbiamo fare. Dobbiamo cominciare a fare queste cose. La search speed. Iniziamo il nucleare? Potremmo già iniziare il nucleare. Qua a radar station potrei rimetterli. Però io direi di iniziare il nucleare. Qua poi radar station. Sì, il resto radar. Sì. Che poi. Ah. Steel miles. Sto facendo qua production efficiency. Qua nel 43, quindi non posso fare. Nucleare già lo sto facendo, missili. Facciamo radar. Vai. Dispersed, ottimo, ottimo. Siamo nel 43, quindi ancora no. Construction, dovrei migliorarla. Oh, l'Afghanistan che sta penetrando in India. Allora, devo vedere. Support equipment. Support equipment. Dovremmo produrne abbastanza, eh. Come mai siamo indietro? Non lo so. Comunque, veramente. Che cavolata hanno fatto. Anzi, no,
Questi qua, ma non penso servino. C'è un micro border qua, tipo, ma non penso possono servire qua. Anziché, bah, mettiamoli. Cioè, ah no, ok, troppo piccolo. Vabbè, non, ma non, pe non penso serva. Quindi tornate in Africa. Anche perché devo proteggere l'Africa. È un buon. È un pu cioè, è l'unico punto africano che ho. Ecco. Iniziamo a fa io fanculo il resto, ma Marines. Poi salve a tutti ragazzi, io mi chiamo Vladimir. Aspetta, no, non sono Vladimir. Rieccomi, perché avevo rippato la registrazione, quindi siamo ho un po' fatto roba off camera ed sono tornato dopo. Praticamente, cosa è succeduto, ragazzi miei? Abbiamo rippato l'Afghanistan, cioè l'Afghanistan, abbiamo rippato l'India. E l'India è diventata meravigliosa. È diventata bella l'India, cioè è diventata Afghanistan. E quindi abbiamo vinto in India. La Thailandia si è presa per una tutta, tutto il Burma. Abbiamo cacciato via gli inglesi dall'Africa, tutta l'Etiopia, il Sudafrica ha cambiato side, cioè ha switchato completamente posizione. E quindi abbiamo vinto. L'Etiopia si è preso tutta l'Africa britannica, che bello. E continuiamo. Anche il Kaiser ha detto: ma come, io non faccio nulla? Allora io invado. E hanno invaso, hanno attaccato i francesi, hanno tolto un po' di robe. La Grecia rimane neutra, stranamente. E si stanno. Stiamo chiccando via i maledetti French. Ora il problema. Cosa? Già io sono arrivati! Già io sono arrivati! Aspetta, già gli sono arrivati nel Regno Unito. Cioè, veramente. Già subito sono rippati. Wow. Ora, qua hanno fatto esperimento al rocket. Io devo fare questi. Rocket engine. Vai, così faccio più robe. Quindi, questi li mandavo nella marina lì a fare un po' di robe. Allora. Questo di chi è? È della roba. Questa era inglese, ma se la sono pre. Questo dovevo invadere, sta cavolata, sti isolette del cavolo. E poi il resto. Questo era lì là. No, questa se la sono occupati. La caduta di Londra. E il Regno Unito è capitolato. Il Regno Unito è capitolato. Voi sono tutti americani. Ah, io stavo prendendo un po' sti isolotti. Sono capitolati, quindi rimane la Francia. Cioè, rimane la Francia, Braids, l'Irlanda. Ma sì, solo la Francia deve morire. Vediamo quanto resisterà. Non credo molto. Quindi rippa la Francia. Il Portogallo l'abbiamo pure cacciato via. Però. Cioè, così subito. Ora, io volevo rimanere sta isola. Io po poco ho fatto su sta guerra. Ah, ok. Prendo sti isolotti rimaste e buon. Perché il resto. Non c'è più nulla di inglese là. O sta isolotta. Sarebbe, ma non credo. Se sono lotta, questa la sono presa, l'Argentina. Se sono lotte un po' qua disperse, inutili. Potrebbe l'unica Sant'Elena intanto, l'unico motivo per cui possa servire sta isola è, non so, per sbarco in America, non so. Oh. Allora, già hanno fatto un po' di robe.
Quindi veniamo Svizzera. Appena c'è passo abbastanza tempo, Ti do st'altro pezzo perché non ti si può vedere così. Vai! Ecco, allora, l'unica cosa che ci ho guadagnato, a parte l'India, a parte il sud dell'India, è la Svizzera commi. Madonna. Ora vediamo come si è evoluto il mondo. Eh? Ok, ora controllo. Donne, io l'avevo già fatto. Allora, vediamo qua. L'India è nel coming. Cioè, allora, che cosa si è fatto? Ah, la Russia. Cazzo. La Russia si è preso il Pakistan, a caso. La Russia si è preso il Pakistan. Il British Raj è democratico. C'è il Bangladesh che commi. Questo è Raj. Che è successo? Praticamente, questo è quel che è rimasto della Cina di Chiang Kai-shek. Io lo lascio per ora, quindi. Poi c'è il Burma socialista, ok, almeno. Burma. Ora, l'Etiopia non è cambiata molto. Cioè, hanno liberato l'Africa. L'hanno liberata, c'è cioè il Ghana. Oddio. Ghana, Egitto. Oddio, Oddio, Spagna Repubblicana! Spagna Repubblicana! Spagna Repubblicana che si prende l'Egitto. Ok. La Russia si è presa il Sinai. La Palestina! La Palestina! Oddio, si è liberata la Palestina, la Giordania. La Giordania, c'è Damascus qui. Cipro, è stata liberata Cipro. Ok, democratica però è nulla. È stata liberata Cipro. L'Italia è rimasta quel che è, non ha preso molto. Cioè, di cambi territoriali, insomma. Allora, Repubblica Popolare. Delle province unite, cioè. Ok, quindi in poche parole i Paesi Bassi hanno liberato la Vallonia democratica. Lussemburgo è cambiato. Sì! Oddio, abbiamo un'altra potenza, il Lussemburgo. Brights, immagino è rimasto uguale, democratico. L'unico puppet che ho guadagnato io, l'unico, la Svizzera. L'unica roba che ho guadagnato, la Svizzera, mamma mia. Questo dovrebbe. No, 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 non è cambiato. Democratico. L'Ungheria non è cambiata. Repubblica Polacca. Cioè, Bielorussia e Polonia. E Cecoslovacchia. Quel micro pezzo di È Cecoslovacchia. stato liberato qua. Guinea-Bissau. Tutti i comunisti. Bene, questo non è cambiato. Uganda. Ah, questa se l'è presa proprio la Germania. Lo Zimbabwe. Wow e wow. La Russia si è presa il Guyana. Il Venezuela è comunista. Ok, proprio. Roba spagnola. Wow, vero. Quindi ci siamo espansi ancora di più come fazione. Adesso abbiamo il Venezuela. Il problema è.
Adesso come si evolverà questo mondo? Abbiamo distrutto gli obamisti. Guerre in giro non ci sono più, no, quindi siamo arrivati alla pace mondiale, però c'è il mondo che non so perché si blocca, sta bloccando, deve elaborare troppi bordelli. Il re USA, davvero non si sono presi nulla, sono andati zitti tutto questo tempo, sono usciti dalla fazione, dal Comintern, eh. Non lo so, però è un po' strano sta cosa. La Russia si è presa pezzi. Eh? What? What? La Germania sta attaccando la roba? La gente vuole rompere tutto quel periodo obamico di pace. Ma che cazzo? Che cazzo? Oddio mio. La Romania ci chiede di entrare. Accettiamo. Ottimo ragazzi, con la Romania. Oh, la Romania, cavolo. Guarda, guarda qui, proprio i Balcani, la Svizzera. Qua si deve sistemare ancora un po'. C'è la Svizzera, la Spagna, l'Africa. Quanta influenza comunista, oddio. Qua non molto, qua ancora c'è molto bamismo. C'è Cuba, il Messico e il Venezuela. Oh, ma c'è pure battaglie navali ci saranno, però. L'Irlanda ha fatto pace bianca. L'Irlanda? Ah, se n'è fregata di tutta sta roba. Ah, ha fatto pace bianca perché è acquittato dal Comintern ed è entrata nel Nordic Brotherhood, però. Qua non c'è, cioè, il Northern Highland. Va bene. E sto producendo i reattori nucleari, perché ci serviranno i reattori nucleari, no? Quindi sto facendo i reattori nucleari, ho il War Goal, sto facendo rafforza i venti divini, che praticamente mi fa la produzione di questi aerei. Posso fare i kamikaze. Con questa roba posso fare i kamikaze. Ottimo. La Francia è capitolata. Belli. Io mi sono, i kamikaze comunisti. Oddio. Vediamo, perché vediamo. Ecco, sto ricercando una bomba. Oh merda. Gli Stati Uniti ci stanno giustificando contro. Trump Trump. E ora attacchiamo il fottutissimo Giappone russo di merda. Come vi può. Allora, ragazzi, no? Allora, ragazzi, no? Come posso dirvi? Bastardi gli americani. Così. Mi avevano giustificato. E ora, sti fottuti bastardi. Mi hanno dichiarato guerra. Quindi, ragazzi, comunque. Con questo è tutto, ragazzi. Il mondo è diventato pazzo. Si è fatta la seconda guerra mondiale. E siamo nella. Cioè, aspetta. Prima, seconda. Cioè, no, prima, vabbè. Seconda, terza con gli inglesi. E ora siamo nella quarta guerra mondiale, in teoria. Dovremmo essere nella quarta, sì. In teoria. Dato che mi sono dimenticato io sto fronte, ma vabbè. Con questo è tutto, ragazzi. E ci vediamo al prossimo episodio. Che veramente ne vedremo delle belle.